E Gingaro storico Bissi, il sindaco uscente riconfermato al primo turno alla guida del comune di Viareggio, dopo due mandati a Capannori alla quarta elezione consecutiva a primo cittadino. Quattro consiglieri regionali per la nostra provincia. Per il PD passano Mario Puppa, il più votato, e Valentina Mercanti. Per la Lega confermata Elisa Montemagni. Per Fratelli d'Italia eletto l'ex sindaco di Monte Carlo Vittorio Fantozzi. Re Maschi a Coreglia, Reale a Sillano Giuncugnano. L'ex assessore regionale l'ha spuntata per 54 voti sullo sfidante Giorgio Daniele. In Garfagnana vince il figlio dell'ex sindaco. 5 box autovelox per limitare gli incidenti. L'amministrazione comunale ha installato i dispositivi di dissuasione sulle strade più pericolose della periferia. Ben trovati a questa edizione del TG Noi. Dunque, apriamo questa lunga pagina sulla politica con la riconferma del sindaco uscente di Viareggio, Giorgio Del Gingaro, che passa al primo turno. Vittoria secca al primo turno, con un vantaggio di oltre 20 punti percentuali sulla sfidante del centrodestra Barbara Paci. Giorgio Del Gingaro, già a metà dello spoglio dei voti, è confermato sindaco di Viareggio per il secondo mandato. È la sua quarta elezione a sindaco. Nonostante le candidature concorrenti di area centro-sinistra e l'esito delle regionali a favore del centrodestra, il distacco sull'avversaria è stato notevole fin dall'inizio. Del Gingaro è arrivato a fine mattinata a prendersi l'abbraccio dei sostenitori e dei cittadini che lo hanno appoggiato, con oltre il 54% dei consensi. Quando senti i cittadini che sono con te, poi i risultati arrivano. Quindi sì, devo confessare che me l'aspettavo e la cosa positiva è arrivata anche in dimensioni probabilmente più grandi di quelli che io mi aspettavo. I cittadini hanno visto che noi in questi 5 anni abbiamo lavorato, abbiamo trasformato una città. E ora completeremo nei prossimi 5 anni questo cambiamento in maniera, come sempre, sobria, riservata, discreta, senza alzare i toni. Si pensa subito alla nuova amministrazione. Sulla nomina della giunta e delle partecipate avrà un peso anche il Partito Democratico, la cui lista viaggia intorno al 10%, che torna alla guida di Viareggio dopo 6 anni. Del Gingaro è pronto a tornare nel PD? Vediamo, taglia corto il sindaco. L'alleanza col Partito Democratico si è rivelata decisiva, come era ovvio quando abbiamo fatto l'accordo. Il Partito Democratico voleva vincere, io pure, e quindi abbiamo trovato le considerazioni politiche giuste per arrivare ad un accordo che ha portato frutti assolutamente positivi. E i tempi per la nuova squadra di giunta? Ma io mi prenderò i miei soliti giorni, non molti. Diciamo che in testa ho già una mia idea, come ovvio che sia. Farò un po' di valutazioni, un po' naturalmente di colloqui, e poi prenderò la decisione. Lo preciso, la decisione sarà mia e non, come sempre è successo, e non assolutamente di elementi esterni. Anche la squadra del Carnevale del Pulciniano sarà decisa a breve? Sì, ma ripeto, non vi preoccupate più di tanto, perché io non è che ho intenzione di stravolgere chissà cosa. Chi ha lavorato bene rimane al suo posto, poi naturalmente ci saranno degli inevitabili avvicendamenti per una serie di motivi ovvi, politici. Ora avremo modo di fare tutte le telefonate a Gianni naturalmente, ma vorrei, penso che, guardate, la prima telefonata che farò, appena avrò la possibilità di farlo, chiamerò Enrico Rossi. E adesso anche noi ci spostiamo a Firenze con l'elezione di Eugenio Gianni, che l'ha spuntata sulla sfidante Susanna Ceccardi. Una vittoria ben al di là delle aspettative, quella di Eugenio Gianni, nuovo governatore della Toscana. Il candidato del centro-sinistra si è affermato con il 48,6% dei voti, staccando di ben 8 punti la candidata del centro-destra Susanna Ceccardi. Gianni ha vinto soprattutto grazie ai voti della zona metropolitana di Firenze e si è affermato anche a Prato, Pistoia, Pisa e Livorno. La Ceccardi si è affermata invece nelle altre province, in particolare a Lucca, dove ha colto il risultato migliore raccogliendo addirittura il 50% delle preferenze, ma non è bastato ad evitare una sconfitta cocente. Dopo la vittoria Gianni si è presentato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della regione, accompagnato dagli ex governatori Martini e Rossi, e ha lanciato subito un messaggio di unità ad una regione che appare geograficamente divisa in due dal voto, annunciando come sua prima visita da presidente quella alla Madonna di Montenero a Livorno.
perché io sarò un fiorentino che sarà così attento alla costa da dare il senso dello slogan della campagna elettorale: una Toscana più forte e unita. Quindi noi lavoreremo insieme, tutti i comuni, senza... E accanto alla Madonna di Montenero, al suo significato spirituale di patrona da 70 anni della Toscana, vi è la Galleria dei Comuni. È l'unico luogo dove tutti gli stemmi dei comuni, direttamente portati con una delibera da un comune della Toscana, sono tutti insieme. Io lì farò il primo saluto dopo le elezioni. Entra in consiglio regionale anche il Movimento 5 Stelle, fortemente ridimensionato rispetto a 5 anni fa. La candidata Irene Galletti si è fermata al 7% delle preferenze. Grande delusione per la sinistra di Tommaso Fattori, che ha raccolto meno del 3% e rimane fuori dal Palazzo del Pegaso. Andiamo adesso a vedere quali sono i consiglieri regionali che sono usciti dal nostro territorio, che andranno a sedere a Firenze. Il più votato è stato Mario Puppa per il PD. Prevale il centrodestra in provincia di Lucca alle elezioni regionali, ma sia pure di un soffio, alla fine è il PD il partito più votato. La compagine che sosteneva Susanna Ceccardi ha vinto un po' ovunque, con la Lega che ha raggiunto complessivamente il 27,2% e Fratelli d'Italia al 16,5%. Dalla parte opposta i democratici hanno però migliorato il risultato delle europee, arrivando al 27,6%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi ha raccolto solo il 3%. Per quanto riguarda i consiglieri, saranno 4 a rappresentare la nostra provincia in regione. Il più votato in assoluto è stato Mario Puppa del PD, che ha superato quota 11.000 preferenze. Le polemiche interne al partito non hanno evidentemente danneggiato l'ex sindaco di Careggine, che ha messo a segno un vero e proprio exploit. Ed ha funzionato il tandem con la lucchese Valentina Mercanti, andata oltre le 7.000 preferenze. Anche lei ha staccato il biglietto per Firenze. Per il centrodestra, ottima prova della versilese Elisa Montemagni, confermata a Palazzo del Pegaso nelle fila della Lega con oltre 10.000 preferenze. E in regione arriva anche l'ex sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, per Fratelli d'Italia, che ha raccolto 5.500 preferenze. Torniamo alle amministrative, andiamo in Medievalle, in Garfagnana, ai comuni di Coreglia e Sigliano Giuncuniano. A Coreglia la spunta l'ex sindaco, che è stato sindaco, Marco Remaschi, a Sigliano Giuncuniano il figlio del sindaco Reale. Marco Remaschi è il nuovo sindaco di Coreglia Antelminelli. L'ex assessore regionale all'agricoltura, sostenuto dalla lista Unione Democratica, si è imposto con il 48,32% dei voti. Giorgio Daniele, di Insieme, si è fermato al 46,57%. Solo 54 i voti di differenza tra Remaschi e Daniele. Il terzo candidato, che era Giovanna Marsili di Cambiamo, ha raccolto il 5,12% dei voti. Remaschi è stato protagonista di una diatriba interna al PD, poiché il partito aveva deciso di non candidarlo per il Consiglio regionale, che lo avrebbe visto correre per il suo quarto mandato. Da qui le dimissioni di Remaschi dal PD e la scelta di candidarsi a sindaco di Coreglia con il sostegno di una lista civica. Un altro Marco in Valle del Serchio è stato eletto oggi sindaco, è Marco Reali, che a capo di una lista civica è stato eletto sindaco del comune di Sigliano Giuncuniano con 415 voti contro i 326 del suo contendente Armando Giovannoni. Il neo sindaco è figlio del compianto Fabio Reali, già sindaco del comune di Giuncuniano. Il risultato ottenuto dalla sua lista premia tra l'altro la scelta della continuità con il sindaco Pagani. La lista Territorio e Sviluppo è una lista che è nata in continuità con l'amministrazione precedente, con l'amministrazione Pagani, che infatti ringrazio per essere tra le nostre fila. È un'amministrazione che ha dimostrato il suo impegno in questi anni per il cittadino, per gli anziani, per la popolazione più giovane, e continueremo sicuramente su questa linea e non ci discosteremo da quello che fino ad oggi è stato Territorio e Sviluppo. Torniamo a Viareggio e andiamo a sentire la reazione da parte degli sfidanti a Giorgio Del Ghingaro come sindaco di Viareggio. Cominciamo con la candidata del centrodestra, Barbara Paci.
Si è fermata al 32% dei voti la coalizione di centrodestra che sosteneva la candidatura a sindaco di Barbara Paci, ben lontana da quel 45% che gli elettori viareggini avevano dato a Susanna Ceccardi alle regionali e che per una notte avevano fatto sperare in un ribaltone politico a Viareggio. E invece alla fine la gallerista d'arte sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e da una rete di liste civiche solo in alcune sezioni di Torre del Lago è riuscita ad imporsi con decisione, ma non abbastanza da recuperare grande divario sul resto della città con Giorgio Del Ghingaro. Prendiamo atto soprattutto anche dei risultati di certe aree, di certi quartieri che noi abbiamo sempre indicato e noi non solo come particolarmente lasciati in disparte e quasi in degrado dall'amministrazione e che invece hanno puntualmente riconfermato questo tipo di governo. Quindi a questo punto ecco, direi che la volontà popolare si è espressa con grande chiarezza. Sinceramente si sente tradita? Ma io ho proposto quella che poteva essere, con me naturalmente le civiche e i partiti anche che di centrodestra abbiamo rappresentato e portato avanti, ho pensato di dare veramente un'alternativa, probabilmente ecco, i cittadini stanno bene così. Resta inevitabilmente un po' l'amaro in bocca a Paci, che aveva iniziato la sua corsa appena 3 mesi fa, individuata soprattutto dai partiti, e che adesso si prepara a fare opposizione. Prima di tutto vorrei garantire soprattutto a quartieri, anzi a frazioni come Torre del Lago Puccini, che con grande orgoglio e grande dignità ha alzato veramente la testa rispetto alla situazione di abbandono e di degrado in cui è stata lasciata per 5 anni. E dall'altra vorrei registrare a questo punto tutti questi queste promesse e questi progetti che sono stati lanciati in campagna elettorale e che adesso io vorrei vedere realizzati. E adesso sentiamo il terzo sfidante, Bonaceto, che se la prende con i partiti che a suo dire l'hanno lasciato a piedi. Amara la sconfitta del candidato sindaco del comune di Viareggio, Sandro Bonaceto, il cui risultato elettorale si è fermato intorno all'8%. Il candidato della coalizione progressista Viareggio Libera, sostenuta da 4 liste civiche, non si aspettava di prendere così pochi voti e lo spiega ai nostri microfoni. Sandro Bonaceto, come commenta questo risultato elettorale? È la decisione dei viareggini, prendo atto della decisione dei viareggini e sono contento del mio risultato perché l'ho fatto da solo e con 96 persone e mi sembra contro tutti i partiti di destra e di sinistra. Secondo lei l'aiuto del PD è stato determinante per questo risultato? Sembra che contino i numeri, quindi l'apporto del PD è stato sicuramente determinante, si capisce perché è stato fatto tutta questa congiuretta di palazzo per togliere il PD dal mio appoggio e dalla De Ghingaro. Mi sembra un'operazione ben riuscita, complimenti. La Paci probabilmente si attendeva qualcosa di più, tradita da qualche elettore, secondo lei? Io non faccio commenti sugli altri candidati sindaci, anche se loro hanno fatto dei commenti su di me, che lascio a loro buona sorte. Cosa devo dire? Vedo che durante la notte si sono volatilizzati alla destra 6.000 voti. Insomma, dovrebbe indurre a qualche riflessione, spero che la facciano e spero che anche loro in consiglio comunale facciano quello che hanno promesso. Ecco, tornando indietro, Bonaceto, lei si ricandiderebbe uguale anche se era stato scelto ecco, dal PD e poi sono state cambiate un pochino tutte le strategie? Allora, io non sono stato scelto da nessuno, tantomeno dal PD. Mi è stato chiesto di impegnarmi da alcune persone autorevoli di Viareggio e ho detto di sì. Poi me l'ha chiesto anche il PD, me l'aveva chiesto anche Italia Viva, faccio notare, me l'aveva chiesto anche Verdi Europa, che poi si sono volatilizzati, chissà come mai, forse perché non sono un uomo di partito, non ho mai fatto politica e sono un uomo libero e continuerò a essere un uomo libero anche per il bene di Viareggio. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, interamente dedicata a ciò che è uscito dalle urne elettorali. Tra poco la seconda parte con le notizie di cronaca.